condizioni estreme, ma qua è un casino, non c'è il ghiaccio, la macchina non scivola, c'ho su te di fianco, ma perché? Uè, è dura sto giro, proviamo dai. C'hai ragione, perché arriviamo da neve e ghiaccio con una Subaru Gruppo N da soli, quindi senza il navigatore, qui arriviamo con una Skoda R5 di ultima generazione, col navigatore. Con uno che non ha mai fatto il navigatore, che sono io. Beh, e poi guarda che navigatore che ho io, cioè mi mette in soggezione, non lo so, proviamo. Poi non c'è la leva del cambio, qui come facciamo? Sì, sì, Alex adesso fa un po' il timido, ma sono sicuro che dopo quando iniziamo a mettere tre marce la cosa poi... sei preoccupato come ero preoccupato io prima della gara del neveghiaccio? Di più, perché io sono proprio preoccupato. Prima perché c'ho su te, che mi dai fastidio. io starò zitto, quindi dico, vabbè, segui il cofano e alla fine quando c'è la fine speciale ti dico, vai, esci, vai fuori. Bon. No, vediamo, non è facile, devo imparare tutto. Comunque, meno male ci sei te, dai, no, davvero. Dai, sicuramente ci divertiremo e seguiteci, vi faremo sapere poi più avanti come saremo andati nelle prove speciali. È stato un Motor Rally Show esaltante e certamente divertente, quello vissuto dall'inedito equipaggio formato da Piero Longhi ed Alex Pregnolato sulla Skoda Fabia Evo 2 della Pia Racing. Reduci dai successi nel campionato neve ghiaccio, il pluricampione rally ed il driver e preparatore di oleggio hanno condiviso il volante della R5 Boema nel rally ricavato sul circuito pavese di Castelletto di Branduzzo. Piero da subito si è trovato a suo agio, i rally sono casa sua, gli hanno regalato tanti successi ed anche titoli italiani. Se nel tricolore ghiaccio è stato Pregnolato a proferire consigli, questa volta il ruolo di autorevole professore lo ha svolto il pilota di Paruzzaro. Piero infatti già sul primo crono ha sfoderato grinta naturale e grande abilità al volante, mentre Alex all'esordio assoluto nel ruolo di copilota ha dovuto compiere un rodaggio piuttosto rapido. Occhio, giù, gas, prenda. Canna, subito sinistra, giù. Per sinistra, testa 3 meno meno. I consigli di Piero, che davvero professionista ha insegnato con profitto all'attento alunno, in poco tempo hanno rivelato piena efficacia.
Nelle prove del secondo giorno i risultati sono stati sempre più evidenti ed Alex Pregnolato ha iniziato a scandire in modo corretto e cadenzato le note. Ricorda il jersey, sinistra 3 meno meno, 80, molta attenzione, sinistra 3 più, subito destra 2 più. Il pilota abituato ai fondi ghiacciati ha mostrato particolare bravura nell'adattarsi in fretta all'asfalto e ad una vettura in configurazione R5, completamente nuova per lui, che è in piena confidenza soltanto con la sua Subaru Impreza Gruppo N. Sinistra 3 più, occhio, subito destra 3 più. Sinistra 3 meno meno, e questo. 80, sinistra 3 più. Però ho toccato dentro lo stesso, cazzo. Ma ho seguito tutte le note, non ho guardato in giro. Destra vai. A destra 3 più. Occhio chiude 2 più. Ok. Sinistra 3 più, frente, sinistra 3 più, tieni. Ricordo di due volte meno meno, Internet sinistra. Bella questa, spettacolo, bravo, figata. Subito destra 2 più.
Alla fine l'inedito equipaggio ha chiuso in top 10 con il nono posto generale, ma con un pieno di allegria da assoluto primato. Buon umore e divertimento all'interno dell'abitacolo e fuori, mentre tra una risata e l'altra la guida si è fatta sempre più concreta e i tempi sono arrivati per come previsto. La bella avventura ha portato i due amici a programmare futuri impegni insieme, ma soprattutto a fissare lo sguardo sul prossimo campionato italiano neve-ghiaccio. Tolta la tuta da pilota, Piero mette subito gli abiti da team manager, con i loghi della Top Jet Formula 2000 Trophy bene in vista. Nei prossimi giorni, sulla pista toscana del Mugello, la prima gara 2022 per le monoposto della animata serie, che anche per la nuova stagione si annuncia molto numerosa e ricca d'agonismo. C'è chi accusa fatica dai tanti impegni e chi, come Piero, trova nuovi impulsi quando gli impegni legati ad una passione senza tempo si susseguono ed esaltano l'entusiasmo professionale. Come è andata secondo te? Beh, io dico che è andata bene, a parte i disastri che ho combinato io, che meno male che c'era il Piero che ha recuperato, che ieri sera era proprio panico. Però dopo ho cominciato e più o meno poi mi ha insegnato, passa qui, passa là, metti le marce, ti... va bene. Va bene, sono con... Cioè, quanto siamo? No? Ma guarda che forse abbiamo visto appena adesso, forse un non assoluto l'abbiamo fatto. Ah, io boh, non avrei detto, meno male, sono contento. Però il pilota è senza voce, cioè io ho fatto il naviga e lui... Ah, io sono veramente senza voce. Beh, comunque siamo a Castelletto di Branduzzo, Motors Rally Show Pavia. Dopo l'ultima prova, quindi dopo la sesta prova, per chi non lo sa, abbiamo fatto una prova testa, forse ieri sera abbiamo fatto un errore a farti fare una prova di notte, dove qua tu conoscevi poco la macchina, però ci serve la lezione per la prossima volta. No, ma guarda, a parte il fatto quando ho fatto il navigatore mi sono perso completamente, meno male che... Però no, sai, arrivare dal ghiaccio e poi saltare su una macchina del genere con l'asfalto dopo 15 giorni un po'. Però piano piano. Peccato che è finito il rally, cominciamo ad andare adesso. Ma infatti in effetti l'ultima prova l'ha fatta Ale, devo dire che ha fatto veramente molto bene. Tutti e due abbiamo pensato se iniziava adesso la gara sicuramente ci saremmo divertiti anche ancora di più. Dal ghiaccio, dalla Subaru Gruppo N a una pista di asfalto con una R5 top, diciamo, della PR Racing, che ha funzionato veramente molto molto bene con il supporto anche della Twister Italia e naturalmente i nostri sponsor, tra cui Igor, più tutti gli altri che ringraziamo. E quindi penso che adesso prima esperienza, ma se riusciamo andiamo avanti. No, adesso vediamo. No, ma poi grazie a Piero che comunque mi ha spiegato tutto, perché comunque non è facile guidare quella macchina lì. Adesso guidarla, però da lì e fare dei tempi, meno male che c'era lui comunque. Però sono contento, grazie Piero, ti ringrazio di tutto. Grazie a te, grazie appunto come hai detto ai vari partners. Adesso pensiamo alla prossima. No, abbiamo il nostro direttore sportivo che però... Grazie anche a lui. Ci abbiamo il nostro direttore sportivo per chi... Allora, lo conoscono tutti di sicuro, non c'è bisogno di presentarlo, però non so, i più giovani forse? I più giovani probabilmente no, anzi sicuramente no, però io spero di farmi conoscere in futuro prossimo. Leonardi Massimo, detto Svilli. È stato il mio primo navigatore, ma proprio primo in assoluto. Proprio primo, non saliva nessuno. C'avevo i capelli, sono sceso e non avevo più. Non c'avevi il corretto. Ringraziamo anche il nostro Paolino che ormai da anni lui è quello che ci dà una mano in tutto. È quello che si fa il mazzo, tra virgolette. Sì, però è contento di uscire di casa, la moglie non gli dice niente. Questa la tagliamo. Questa la tagliamo. No, io ringrazio sempre Piero, in questo caso anche Alex e Svilli per avermi dato la possibilità di essere con loro sempre. E veramente grazie. Adesso devo convincere, ma convincere mica tanto perché è già bello convinto. Alessandro aveva fatto il ghiaccio, un po' di pista con l'R5, adesso devo metterlo sul Formula, che poi Alessandro l'ha già fatto il Formula.
sì, c'ho una vecchia Formula A, Bartetto, l'hai vista? Sì, tiriamo, sì. Fuori. Tiriamo fuori! Tiriamo fuori la Formula A. No, no. Dai, comunque se veramente si è andato tutto bene, ci siamo divertiti tanti, non assoluti, quindi siamo veramente molto contenti. Vi faremo sapere i prossimi progetti. Da Alex Motor Racing. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a todos!